Ciao a tutti ragazzi, qui è Vitebull che vi parla, bentornati sul vostro canale. Siamo con Need for Speed, l'ignoranza centrata nel corpo. Andiamo a vedere un po' di curiosità, casseggiamo, andiamo. Allora, cosa dobbiamo fare ragazzi? Cosa abbiamo? Io sono ritornato ancora qua. Personaggi, io non riesco a capire... adesso abbiamo i soldi, giustamente possiamo cambiare. Personalizza il personaggio, bene. La mia auto, quindi prima andiamo a vedere il personaggio, che prima di tutto ci andiamo a mettere noi a posto per essere presentabili. Allora, seleziona, quindi Marcello Burloni, intanto il nome non è che mi piace tanto. County of Milan, che cazzo è del Milan questo, di Milano. Facciamoci intanto un taglio di capelli, oh guarda un pochino come siamo messi, vediamo. Taglio di capelli, tac. No, così mi sembri un disperato, un disgraziato. No, così che sì, così potesse andare bene per la tua amichetta per Anna, però non è che dobbiamo prendere la scossa anche noi se la presa lei. Questo qui mi sembra abbastanza discreto. Cappellino con l'aquila, quanta roba, Marcello, cappellino bianco, mamma mia. Ah, qui iniziamo a pagare qua, la testa. Allora io direi torniamo indietro. E ci facciamo un qualcosa, intanto andiamo a vedere un taglio pulito qua, facciamoci questo per il momento, poi seleziona, cambia colore, ma di chi, del personaggio o la macchina? Ah, i capelli, ma roba da matti. E i capelli, che cazzo li vuoi fare? Facciamo un bel nero, dai, vaffanculo, nero. Allora, testa che gira, quindi la testa, seleziona, cambia visuale, indietro, rimuovi articolo, minchia! È rimasto l'articolo, è rimasto pelato, ma roba davanti, fammi rimettere subito i capelli, va, che per diventare pelato c'è tempo. Oh, ma guarda che bei ciuffi, questo anche non è male, Cioè, io non mi preoccupo dei mille del cappello, vorrei capire cosa c'è sotto, no? Cioè, questi costano 1000. Ah, belli sti capelli selvaggi. E qua che cazzo hai fatto? Non c'avevi più soldi per pagare il parrucchiere, ne hai pagato metà, t'ha tagliato e metà no. No, ragazzi, non si può vedere sto qua, non si può vedere, guardalo, mamma mia, mi sembra un travestito vietnamita, cazzo. Bello questo ragazzi, abbiamo 27.000 dollari, adesso io non ho idea di cosa costa le magliette, le cose, però ragazzi, ma siamo a Pal Beach lì, dove cazzo siamo noi? O ce l'ha portata sul Monte Everest qua, a Cortina d'Ampezzo, a fare il festival della pannocchia. Allora, qui dove cazzo siamo con questi cappelli? Magari sono di moda, ragazzi, io sono fuori moda, che cazzo ne sapete? Vediamo cosa c'è. No, questo qui va bene per andare a pescare, dai. La bandana. Giriamo, dai, abbiamo un attimino di tempo. È giusto perché i primi video saranno un pochino anche così, giusti per conoscere, no? Sto cappellino qua a costine, pantaloni di velluto andrebbe bene. Quindi tutti i cappelli fatti così, siamo tornati indietro, è finito tutto, va. Allora, io, ragazzi, se non vi offendete, voglio fare un tipo, no? Mi voglio fare, ho visto un bel taglio di capelli, no ragazzi, quello là non si può vedere quel taglio, c'è un bel taglio di capelli lunghi, quindi che più che taglio sono capelli che non li abbiamo tagliati, andiamo a vedere dove sono perché li ho visti, e mi fa specie che si paga, dove sono? Eccoli qua, dai, li avevo visti, dove cazzo, eccoli qua, questi mi piacciono, però mi fa specie che devo pagare 1000 dollari, 1000, perché ho fatto crescere i capelli, ma che cazzo vuol dire? Cioè questo deve essere gratis, no? Poi cambia colore, va bene così, e adesso quindi la testa,
accessori, ah, ecco qua, mamma mia, adesso ci divertiamo ragazzi, cosa abbiamo? Parte inferiore, scarpe. Allora, prima delle vogliamo partire dall'alto o dal basso, ragazzi? Io partirei dall'alto, quindi testa l'abbiamo fatta. Quindi il personaggio è quello, ormai non posso cambiarlo, la faccia, il naso, niente, rimane quello. Giusto? Andiamo a rivedere. Tagli di capelli, visuale, indietro, sì, qua. Anche se questo taglio gli stava meglio, ed era pure gratis. Vuol dire che sono un coglione che ho pagato 1.000 dollari per quel cazzo di taglio di capelli lunghi. Accessori qui. Ragazzi! Oh, andiamo di. Mamma mia, ragazzi! La maschera! Non ci sto dentro! La maschera da cattivo! Ragazzi, mi è venuta un'idea. Allora io poi monterò una telecamera appena posso e vediamo se trovo i foulard, le bandane che si mettono in faccia, che me la metto pure io uguale al mio personaggio. Tanto, eccole qua, mamma mia, le mascherine! Quindi, cattiva questa. Questa mi sembra la cosa del disegno animato, cerchiamo di mettere qualcosa di cattivo, una bella slinguata, la lingua che poi, cara mia, dov'è la mia Ana? Che mi deve vedere che mi sto facendo figo per lei, eh. Guarda questa, mamma mia. Che cattive ste maschere, ragazzi. Ma andiamo di occhiali da sole, dai, facciamo un po' i fighi in questo periodo. Poi ragazzi, come sta diventando stile Sandokan? Dov'è la mia tigre della Malesia? Mamma mia! Non ci posso credere, gli occhiali modello in legno! E cazzo, belli, belli, mi piace, mi comincia a piacere sto gioco. Allora, ho visto un paio di occhiali che potrebbero fare la differenza. Vediamo un po', andiamo di stile serio. Maschera no. Vediamo questi qua, non sono male, mi fanno un po' da vichingo. Scuri, dorati, tac, tac, tac. Quindi questi non sono male. Poi avevamo le maschere. Torniamo indietro a vedere un po' cosa c'era per ricordare bene. Minchia, queste maschere sono da cattivo, ragazzi. Le metteremo in eventi speciali. Beh, anche questi occhiali non fanno poi schifo, dai, mi stanno male. Dai, che dite ragazzi, questi? O andiamo a buttarci con quelli un pochino più grossi? Allo stile Ray-Ban. Questi? Facciamo lo stile Ray-Ban. Neri così, col... Ma di colori ce n'è, ma che cazzo, uno tutto bello nero. No, questi qua no, no, questi no, questi qui no, no, no. Va bene, va bene, va bene, ragazzi, niente, io punto. Torniamo a quelli là dell'inizio, dai. Questi qua grossi mi piacevano, ma non ce n'è uno tutto bello nero, fatto bene. Riprendiamo questo qua dell'inizio, che mi sembrava. Eccoli qua, questo. Mi sembrano carini, perfetti. Accessori ce li abbiamo. Andiamo, parte superiore. Cosa ci offre, ragazzi? Cosa c'è il negozio qua? Poi là, abbiamo, oh, cioè, addirittura dalla camicia estiva, qui dalla camicia hawaiana, ce ne andiamo a giacche. Questa qui va bene quando vado sullo yacht. Poi là, questa non è male sto completo, però tutto. Ragazzi, che lusso! La maglietta rosa, oh la madonna, questo è del cazzo di andare in discoteca, 2000 addirittura, ragazzi, costa la roba anche qua, eh. Questi cazzo hai preso i mattoni da casa, se li hai montati sul giubbotto, ma spostati, va, lo spendo 2000 dollari per, ma che è sta cosa, ma dai, dai, ragazzi, sta camicia mi ricorda un po' il genere di camicia quando c'era Al Pacino, quando era uscito dalla galera, che ancora doveva fare un po' di soldi, no? E aveva sta camicia un po' così hawaiane, da pochi soldi, fa molto anni 70, via, sì, ma 2000 euro, dai, dammi qualcosa di cattivante, devo far colpo sulla tipa io, no? Ma dai, ma cos'è sta cosa da donnette qui, dai, minchia. Tira giù, dai. Ma non si può vedere sta roba, che cazzo è? Chi si mette queste cose? La canottiera 2000 dollari, ma va a fan bagno, ma che cazzo. E se ci mettiamo le maniche a sta canottiera, che cazzo mi costa? 3000, oh, magliette.
Per il momento la cosa che mi piaceva era là indietro, che avevo visto con queste robe qua con i giubbotti, non è male, 2000, bello questo, eh. Che cosa, la parte superiore, 94 di 195, ragazzi, io mi perdo un po' di tempo, ma li voglio vedere un po' tutti. Questa parte qui mi piace, questa ragazzi, questo è il mio genere, ragazzi! Che numero è? 99, teniamo ricordo in mente 99, che ci sono questi generi qua che sono veramente belli, quindi bene. Ma questi li avevamo già fatti, quindi vuol dire che siamo. Che cazzo gli ha messo? Le tette gli hanno messo a questo. Ma che cazzo. Ma levati sta roba per favore, di dosso, dovevano dividere la roba dalla donna all'uomo, dai, che neanche per scherzo, la gente YouTube qua mi vedono sul canale che mi metto i reggiseni. Poi come faccio ad andare in pista a prendere il rispetto? Ma veramente, sarebbe da andare in mutande reggisena a fare una gara. Guarda, guarda questo, guarda. Bello però. Mica cattivo questo, ragazzi. Peccato che gli hanno messo sotto il reggiseno. Cioè, allora lascialo senza niente, no? Faceva più bella figura. Ma sto un cazzo di bomba, ragazzi. È bello. Io vi voglio buttare un'idea, perché se io avessi dei soldi, prendevo il gioco di GTA, i vestiti che hanno là tutti strani, così, e aprivo un negozio GTA dei vestiti. Uguali. Identici. Maschere, mica maschere, perché tanto così andiamo a finire per le strade. Allora, qui ci siamo, 92, 93, 94, 95. Bene, abbiamo detto il 99 e io ritorno là perché quello che mi ha colpito, ce n'erano altri ragazzi, ma quello che veramente mi ha colpito, a parte i reggiseni che mi hanno colpito come una vostra ammazzata in faccia, sono veramente questa parte di giubbotti, eccoli qua, questi che mi piacciono. Peccato che non si può girare, non si può vedere dietro. Comunque era il 99, ragazzi. 98, 99 ragazzi, si vola, si acquista ad occhi chiusi. Mamma mia, cominciamo a prendere forma, ragazzi. Anche che fuori oggi fa freschino. Poi andiamo di parte inferiore. Ah, già le scarpe e i pantaloni, decidi te. Ah, i pantaloni era già nel completo, così va bene. Ah no, i pantaloni siamo, mamma mia. No, questi non si possono vedere, vabbè che hanno il loro senso, perché sono andato a finire all'acqua un sacco di volte, quindi diciamo che perlomeno non mi bagnavo i pantaloni, quindi. Allora, corti, no, corti non ci sta, ragazzi, qui dobbiamo fare un qualcosa di sportivo elegante, voglio, un qualcosa che posso anche, diciamo, attirare, bisogna cuccare. Qua cos'è? La farfallina? Farfallina, ma questi pantaloni qua, peccato che sono un po' corti così, ma di roba, amici, roba lunga non c'è. Roba classica, cioè io sono all'antica. Cioè, mamma mia, veramente questi pantaloni fanno un po' cagare, non mi dire che stanno già finendo. Ma questo cos'è? Sporco sulle gambe o è tatuato? Non capisco, c'è un sacco di segni, che cazzo c'ha? La gonna? Metto la gonna, mi spendo 1500 euro e mi compro la gonna. Cioè, quindi hanno messo i vestiti degli uomini, perché giustamente ormai è un gioco aperto questo, Need for Speed, capito? Dopo 25 anni ha capito che comunque non c'è solo il sesso femminile, il sesso maschile, quindi anche l'uomo che si veste da donna, la donna che si veste da uomo. Quindi gioco intelligente, mi piace, ma non è il mio caso, nonostante mi hai messo quattro borchie qua in questi calzoncini sfrangiati. Però questi dorati non mi stanno male. Guarda qua, guarda che roba. Questi che cazzo sono i boxer? Ragazzi, stamattina mi sono svegliato con i boxer e via, sono uscito. Cioè, mi sono dimenticato di mettermi i pantaloni praticamente. Allora, ancora non ho visto un cazzo di paio di pantaloni adeguati. Queste troppe tasche. Mi dà l'idea che sì, vabbè, ci sta su un pantalone militare. Ragazzi, mi dite che devo portarmi su genere così, a tre quarti? Ma mi dà più da donna, non lo so io che cazzo. Questo qui, belli, sì, ma non posso mettermi sta roba che mi dà l'idea come se sto andando a fare il surf, cazzo. Cioè, devo andare in pista a correre io, se io cane, non avete capito? Cioè, roba seria. Oh, andiamo a vedere un po' di pantaloni seri. E certo, ce l'hanno messa alla fine, perché prima di la roba seria ci devono far vedere un sacco di cagate. Guardate il tatuaggio del teschio sulla mano. Ce lo fai vedere, eh? Allora, attenzione, perché qua stiamo arrivando alla fine, 54. 55, ci siamo, quindi dobbiamo scegliere questi ultimi paio di pantaloni. Questi non mi dispiacciono, ma tutto adesso va anche sul discorso delle scarpe, perché
E stare tanto sul nero va bene, possiamo anche pensarci, se no c'è il classico jeans. Ragazzi, io mi butto sul classico nero che dà un'idea anche di dimagrire, però a questo punto anche i pantaloni che avevamo non costavano un cazzo, erano già neri, forse. Li vorrei andare a vedere, ragazzi, perché non voglio buttare via soldi per un cazzo. Anche se un po' di vestiti ci fanno comodo, li possiamo comprare mano a mano che andiamo avanti. Perché all'inizio, mamma, non si può vedere, qua erano proprio i peli. La gonna, ragazzi, boxer, pantaloni e bratelle. Andiamo all'inizio perché ero vestito con un pantalone lungo all'inizio, mi pare, no? Quindi alla fine tutto sto casino, io rimango con questi che sono i miei e mi sa che sono quelli che sono i migliori. Abbiamo perso tempo in quanto riguarda questo, quindi rimaniamo con questi qua, sono i migliori. Adesso andiamo alle scarpe, altro momento divertente. Beh, non male, non male, ma ragazzi, se vogliamo andare giù il piede pesante, queste sono le scarpe giuste. Se invece vogliamo andare via come una gazzella, queste non sono male. Però non mi piace, ragazzi, il fatto che non puoi vederlo da... Ah sì, così, ma se le vediamo così siamo coperti da queste sovraimpressioni, quindi... Ritorniamo con la visuale da qua, che mi sa che è l'unica, non gira, non fa niente, quindi purtroppo andiamo avanti così. Allora, vediamo fino a che troviamo una scarpa giusta. Ma ragazzi, io direi che anche questo gioco va un po' per il piede pesante, quindi mi sa che opto per un cazzo di stivale del genere. Tanto c'ho il teschio sulla mano, mi metto un teschio anche lì. Belli questi, belli, di pelle di chi sono? Di pelle di serpentasonagli inviperito? Beh, ragazzi, devo dire che questi cazzo... Ah, le Vans, le Vans. Le Vans a tenda... Anzi, questi qua mi danno l'idea degli ombrelloni, della spiaggia, telo da spiaggia. Ci siamo, perché qua siamo un posto di mare, da quello che ho capito. Di acqua ce n'è tanta, perché ci sono finito dentro un sacco di volte. Quindi, bene, interessanti. Quindi, per il momento... Io starei con i piedi pesanti, a meno che non trovo qualcosa di carino. Bella anche questa, che è un po' di una via di mezzo. Attenzione, attenzione, quindi... Siamo arrivati alla fine. Come andiamo, ragazzi? Di scarpa pesante o scarpetta? Quei cazzo di anfibi non mi dispiacevano, vedi? È vero che è un po' un controsenso, ma è un controsenso virgola, pensando a un gioco comunque che qua si sgasa, si va giù di pesante, quindi probabilmente è anche un modello del genere non è tanto brutto. Allora, avevo visto quelli di il pitone inviperito, là. Eccoli qua, questi non mi sembrano male. Sì, questi hanno, sono uguali, un po' più di un altro colore, questi con viola un po' troppo. Questi non male, anzi io direi che questi sono ideali. Io voglio questi, prendo questi qua ragazzi, mi vesto così perché perlomeno se devo prendermi un po' d'acqua almeno sono protetto, il cappuccio ce l'ho. I capelli da Sandokan abbiamo fatti, scarpe non c'è più niente, quindi parte inferiore l'abbiamo fatti, i pantaloni non c'era un cazzo, parte superiore, gli accessori abbiamo messo gli occhiali, la testa era soltanto da metterci con i capelli, abbiamo voluto, e quindi ci siamo, il nostro personaggio è pronto. Scegli Avatar. Andiamo a sceglierci l'Avatar, questa è anche un'altra fase importante. Ma come? Ma dopo che ho speso tutti i soldi a quello mi fate ancora riscegliere un'altra volta? Si può riscegliere? No, ormai ho speso i soldi, che cazzo? Il personaggio è quello. Quindi si può cambiare quando vogliamo. Allora, per il momento mi tengo Sandokan. Quindi, esci la mia auto. Oh, andiamo a parlare adesso di auto, che siamo vestiti da festa, andiamo a parlare di auto. Quindi, performance. Abbiamo conquistato qualcosa? No, perché dovevamo fare di serie, quindi motore, il pro,
Oh, si è liberato il Pro, acquista ed equipaggio. Albero motore. Però facciamo una cosa, siccome fino adesso non abbiamo speso grandi soldi, io direi di personalizzazione. Carrozzeria. Oh, no, no, allora mi vogliono tentare, va bene. Mi vogliono tentare. Ruote anteriori, dai, facciamo un po' di esperimenti, andiamo a vedere che cazzo succede. Cerchioni. Cerchione, cambia cerchione. Oh. Vediamola da più lontano che ha più senso. Mamma, che bestie, che belli. Allora, io direi cerchioni li andiamo a vedere dopo. Sai perché? Perché voglio prima vedere che cazzo succede. Quindi, cosa abbiamo? Carrozzeria, verniciatura, effetti, assetto, suono dello scarico. Andiamo sulla carrozzeria. Fanali. Fanali gialli, ragazzi, o cattivi azzurri, azzurri cattivi, vai. Poi carrozzeria sempre. Minigonne, minigonne, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, mamma che roba, pulla Madonna. Queste quelle originali. Queste sono cattivissime, ragazzi. Queste sono cattivissime. Allora buttiamoci qua sull'alettone anteriore a questo punto. Intanto stanno scendendo i nostri soldini, ma... Ah, non cambia un cazzo, dai. No, no, non li voglio questi qua. Adesso voglio prima puntare a... lo splitter. Ah, lo spoiler qua sotto. Beh, questo cambia tutto, eh? Questo ci cambia la vita, cambia veramente non solo l'aerodinamica, penso, ma anche un po' di spettacolo. Questo qua. E iniziamo a cambiare la nostra vettura. Paraurti anteriore, signori. Paraurti anteriore, signori. Mamma mia. Ragazzi, come la vedete questa qua così cattiva? Però abbiamo speso anche i soldi per i fanali, no? No, non mi piace tanto così, eh. Questa bella schiacciata? Sì, dai, questa qua da 2000 va. Esageriamo, esageriamo. Oh, che bella, cazzo, come sta diventando, ragazzi. Quindi, specchietti. No, lasciami questi, va. Parafanghi anteriori, ragazzi. Mamma mia, come l'apriamo. Come la stiamo aprendo, ragazzi. Vediamo. Guardiamola da qua. Mamma, come la stiamo aprendo. Cazzo, l'abbiamo aperta fin troppo qua. Eh? Questi mi piacciono. Abbiamo fatto il cofano, ragazzi. Andiamo sul cofano a buttarci un po' di bombatura, che vuol dire che sotto abbiamo un qualcosa di potente. Mamma, questo che cazzo succede qua? Che cazzo è questo? La Madonna, ne ha troppo esagerata. Piccole bombature, questo mi piace.
Ragazzi, adesso possiamo andare a vedere intanto i cristalli. Opacità, qualcosa che non costa, meno male. Facciamo tutto scuro, no, il pilota un po' lo dobbiamo vedere. Dai, facciamo al 50%, dai, va bene. Poi ci portiamo a vedere un po' dietro, carrozzeria, abbiamo il dietro anche, no? Parafanghi posteriori. Dobbiamo vederla in prospettiva. La vogliamo aprire, ragazzi? Apriamo, apriamola così, dai. Sta diventando super cattiva. Luci di coda, chiaramente scure. Paraurti posteriore. Mamma mia, ragazzi, che mostri che sono qua. Ma stiamo facendo veramente diventare un mostro questa, ragazzi. Questo non mi dispiace, anche questo ma lo vedo un po' scuro, non so, vediamo. Non mi dispiace questo a me, questo non mi dispiace, dite quello che volete ragazzi, ma a me non mi dispiace. Poi cosa abbiamo da poter cambiare? La targa cambia cornice, cambia sfondo, scrivi. Allora intanto scriviamo. Cancelliamo sta cagata che non so chi è e mettiamo subito Billy. E questo non può mancare, Billy. Adesso andiamo a vedere. Cambia cornice. Lasciala così tranquilla, senza niente. E cambia sfondo. Oh, andiamo a vedere. Ma sì, lasciamo Palm City, va. Bene, allora mi sembra che abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare. Andiamo a vedere se c'è ancora qualcosa. Paraurti posteriore c'è. Qua sotto diffusore, mamma mia, la peppa. Questo cattivo, dai. Ragazzi, siamo arrivati al momento del allo scarico, mamma mia, questo lo volevi lasciare, mamma mia, guarda qua, chissà che cazzo, mamma ragazzi, chissà che cazzo di suoni, sound esce da sta roba qui, mamma ragazzi, no, questo qua è un bazooka, oh, questo è un bazooka, me li voglio rivedere da questa prospettiva qua, questi qua. Dov'è? Ecco, da qua si vedono bene. Mamma ragazzi, che razza di missili che ci sono qua. Cioè, questi non si possono vedere. Che cazzo è questa roba qua? Ragazzi, ci pigliamo il bazooka, dai. E la macchina è pronta. Adesso andiamo a vedere un po' i colori. Quindi scarico. Alette posteriori. Quindi alette posteriori. Guarda, questo articolo devi prima rimuovere i seguenti oggetti incompatibili con diffusore. Ok, va bene, lasciamo stare. Quindi andiamo su ruote posteriori. Cerchioni. Cerchione, vai. Ragazzi, andiamo a vederci sti cerchioni. Ma solo uno, come cazzo? Ah, quelli di dietro. Vediamo un attimino quali ci possono. Mamma mia, ma che bella roba che c'è qui, ragazzi. Bella
Sto garage, intanto siamo rimasti con 6.000, mi ha fatto fuori 27.000 crediti qua quasi. Però ci sta, non possiamo. E poi dobbiamo fare anche la carrozzeria, il verniciarla. Allora, aspetta, verniciamo prima la macchina. Verniciamo prima la macchina. Adesivi, ma come sono questa storia di adesivi? Boh, non sto capendo, vernicia. Ah, attenzione, attenzione perché ci siamo. Attenzione perché ci siamo. Colori, colori, colori. Salve Monif, oh Madonna. Andiamo a scegliere questo bel colore un po' particolare, dai. Un bel grigio così, con la finitura. Mamma ragazzi, questa è cattiva, ecco. Carbonio opaco, andiamocela a vedere anche messa così. Che dite di sto carbonio opaco? Carbonio, metallica. Lucido, metallizzato, cromato, damasco, sfumato, anche sfumato, che buono, no, sfumato non è male, però vorrei cambiare il colore a questo punto. Va bene, ma allora la facciamo un po' più scura. Non è male sto colore, eh. Però perché cambia con. Finitura. Io andrei di sfumato. Vediamo però che cazzo tonalità. Luminosità. Ma perché c'è colore diverso sul cofano? Che cazzo l'ha messo? Lineare non metallizzato. Opaco. Opaco. Vabbè ragazzi, non facciamola troppo lunga. Un bel lucido oppure carbonio opaco, perché non è, scusa, me ne ero satinato. Io ho visto carbonio sfumato. Ma sì, facciamo questa qua. Vediamo
Carbonio sfumato. Sta storia degli adesivi non l'ho capiti. Parte superiore. Strati. Ho capito, aggiunge adesivo. Ah, ho capito, si può fare la macchina anche qua, la livrea, quindi. Ah, ci sono questi. Vabbè, poi con tempo andremo a vedere anche qua che cazzo succede, questi adesivi, si possono fare le livree, quindi vedremo di che cosa siamo capaci di fare anche noi. Che con le livree ce la caviamo sull'altro gioco, su questo al momento lasciamola pulita. Lasciamo pulita la macchina, quindi tac. No, aspetta un attimo, devo finire. Vernice, ok. Salva modifiche, va bene. Ma volevo cambiare i cerchioni io. Nuovo wrap. Allora, personalizzazione. Ancora siamo con i cerchioni, ragazzi. Carrozzeria. Eccole qua, ruota anteriore. Cerchioni. Modifica vernice secondaria, cambia dimensione. Cambiamo dimensione, cerchioni, belli, grossi. Cambiamo prima proprio il cerchione. Allora, andiamo a vederla proprio da lontano. Ragazzi, che cerchioni andiamo a prenderci? Oh, questa roba qua, sto materiale è una belva, che roba, cazzo. Non mi dispiacciono. BBS. Quindi ragazzi, ce n'è una valanga, ma culi sono delle cagate tremende, bisogna anche ammetterlo. Alcuni sono delle cagate tremende, questo qui non è male. Comunque belli, dobbiamo ammetterlo, eh. Oh mamma, questi qui non sono male, male, non sono il mio tipo, ma. Questi, via. Verniciatura, primaria. Vernice secondaria. Oh mamma, attenzione, possiamo mettere un qualche colorino interessante qua. E io direi che ci siamo con questo tocco di finezza. Ruota anteriore. Ah, davanti li puoi mettere in un modo e dietro in un altro. Ma almeno l'abbiamo messi da due parti. Personalizzazione, carrozzeria, quindi cerchioni, davanti li puoi mettere in un modo e dietro in un altro. E mo? Chi se li ricorda? E chi siamo, dobbiamo fare uguale.
Ah, perché ragazzi, non ho capito, va di moda che mettiamo i ciocchioni in un modo davanti e diversi dietro? Ma vale a vedere uguali quel cazzo che ho messo. Si mancano questi, no? No. Oh sì. Sono questi ragazzi. Ragazzi, vediamo un po', vediamo i cerchioni, le ruote. Abbiamo messo dei cerchi, le ruote fanno paura, abbiamo montato, eh. Immagini siamo giunti al termine anche di questo video. E allora, un bel selfie e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi!